Bentornati a tutti sul canale. Amici, ripartiamo dopo una piccola pausa di 3-4 giorni dove ho dovuto mettere mano al mio PC per dargli una bella rinfrescata. Ho cambiato pasta termica, ho aggiunto altre ventole in estrazione, ho modificato e migliorato quello che è il suo airflow visto l'arrivo del caldo e dell'estate. Partiamo con un video importantissimo, secondo me, per chi mi segue, per i miei ragazzi e non solo, ma per chi è appassionato di questi tattici FPS, per chi è appassionato del mondo simulativo Milsim, deve assolutamente guardare questo video. Ready or Not e Ground Branch, due giochi che veramente fanno la differenza nel mercato simulativo. Andiamo ad analizzare uno per uno per farvi scegliere, cercherò di farvi capire qual è la scelta meglio per voi. Partiamo da Ready or Not. Ready or Not è praticamente uno sparatutto in prima persona tattico che va a simulare quella che è un ambiente federale. Quindi abbiamo un ambiente, tra virgolette, passatemi il termine, poliziesco, ok, che va a riprodurre quello che gli operatori FBI e CRT, ma anche SWAT, polizia, quello che volete simulare, vanno ad affrontare nelle loro missioni, nelle loro operazioni. E quindi c'è tutta una situazione, una simulazione di arresti, salvataggio dei civili, tutto ciò che comprende un ambiente poliziesco, un ambiente federale, ma è fatto da Dio. Qui troviamo un comparto grafico e un ambiente incredibile, pieno di dettagli, pieni di tutti quegli effetti che creano un'immersività veramente unica. Nel gioco è possibile anche giocare in un giocatore singolo o multiplayer con i vostri compagni ed è possibile anche sbloccare eventuali armi, equipaggiamenti e così via, ovviamente portando a termine gli obiettivi. Abbiamo un gioco comunque completo, quindi abbiamo la campagna chiamata Commander Mode, quindi giocatore singolo, ma anche il multiplayer, quindi se avete degli amici o avete un team che piace simulare, Ready or Not è veramente completo ed è perfetto. È anche disponibile il modding attraverso Nexus Mod, è possibile comunque implementare, infatti quello che state vedendo è un setup da FBI e CRT ovviamente moddato che non si trova nel gioco vanilla. Quindi ricapitolando, abbiamo un titolo completo sotto tutti i punti di vista, grafica, comparto audio incredibile, simulazione federale, simulazione, immersività, tutto ciò che voi cercate in un titolo, Ready or Not vi sa dare una risposta veramente concreta. Ecco, se devo trovare una pecca a questo Ready or Not, forse un po' il prezzo, perché siamo intorno ai 50 euro su Steam. Ovviamente ci sono anche le chiavi in giro per internet, però mi raccomando, fate attenzione dove comprate le chiavi. Per i più esperti della simulazione, qui il CQB, quindi il Close Quarter, la simulazione di questa tecnica, di queste procedure, è fatta veramente bene, perché comunque il gioco vi dà già delle postazioni, delle posizioni, c'è il loredi, c'è l'aigredi, quindi c'è il canting, quindi veramente dal punto di vista simulativo Ready or Not è veramente un gioco completo. Passiamo a Ground Branch. Ground Branch, a differenza di Ready or Not, è più una simulazione militare anziché poliziesca slash federale, quindi abbiamo un ambiente più open world, quindi abbiamo anche delle foreste, degli spazi ben aperti nella natura, anche artificiali, abbiamo un dei compound enormi dove poter simulare qualcosa. A differenza di Ready or Not, dove appunto la tematica è più federale, quindi l'arresto del civile, gestire un sospettato armato, qui abbiamo una simulazione pressoché militare, quindi troviamo modalità come Terrorist Hunt, quindi fare un raid in un compound, cercare un intel, ma c'è anche Hostage Rescue, quindi tutte quelle attività tier 1 a sfondo militare. Quindi già abbiamo dato una differenza sostanziale tra Ready or Not e Ground Branch, cioè il cosa si va a simulare. Andiamo nel dettaglio su Ground Branch. Ground Branch è un titolo in prima persona, ma anche terza persona, perché c'è un debug mode che poi vi farò vedere successivamente sul canale, dove è possibile simulare anche in terza persona con un headcam. C'è anche il video sul mio canale, andatelo a guardare perché è veramente una cosa assurda. Quindi tattico, prima persona a sfondo militare, moddabile, quindi attraverso Nexus Mod è possibile modificare equipaggiamenti, scenari, effetti e così via. A livello grafico va bene, sicuramente non è ai livelli di Ready or Not, che molto più completo dal punto di vista grafico, anche il comparto audio comunque può migliorare,
però a differenza di Ready or Not vi è possibile fare molte più cose, molte più attività diverse, a differenza appunto, come ho detto prima, di Ready or Not, dove più o meno le attività sono sempre le stesse. Qui, se avete degli amici che piace fare simulazione militare, quindi fare dei raid, simulare magari un reparto tier 1 degli Stati Uniti, potrebbe fare al caso vostro. Per quanto riguarda il prezzo, molto più accessibile Ground Branch che Ready or Not, calcolando però che Ground Branch è in work in progress, mentre Ready or Not è diventato un gioco finito recentemente. Addirittura ad oggi si trova in sconto, quindi affrettatevi se lo volete comprare, all'incirca 16 euro, sono al prezzo pieno 25, praticamente la metà di Ready or Not. Bene, quindi siamo alla fine di questo video e andiamo alle nostre conclusioni. Se volete una simulazione federale, volete più una gestione del sospettato, volete più immersività, più adrenalina nel gestire determinate situazioni, la mia scelta andrà su Ready or Not, o meglio, vi consiglio vivamente Ready or Not. Mentre se volete più libertà, più movimenti nell'open world, quindi cercare di muoverti nella natura insieme al tuo team, cercare di assaltare un compound da più parti in modi diversi, con più libertà, comunque cercare di simulare qualcosa di militare anziché poliziesco federale, allora la scelta andrà su Ground Branch. Se poi voi tenete tantissimo alla grafica, al comparto audio, a un'immersività grafica, a tutto ciò che vi circonda, quindi effetti, dettagli, allora devo dire che qui Ready or Not ha una marcia in più rispetto a Ground Branch. La mia scelta preferita, se devo essere proprio sincero, io reputo comunque Ready or Not un passo avanti rispetto a Ground Branch, al di là della simulazione che propone uno e propone l'altro. Secondo me Ready or Not è qualcosa di incredibile, un titolo definitivo. Sì, non è un milsimo puro, non è un simulatore, però secondo me ti dà proprio spazio di interagire col sospettato, con l'ambiente, con i tuoi colleghi, con i tuoi operatori, e questo ti mette un po' più di pressione mentale in quello che fai. Io, signori, spero di avervi dato risposte ai vostri quesiti su questi due mega titoli, perché secondo me sono uno dei titoli più belli per quanto riguarda la simulazione. Detto questo, noi ci vediamo qui sul canale per un prossimo video. Mi raccomando, passate dalla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati, link in descrizione. Io vi ringrazio e vi saluto e vi do un abbraccio dal vostro Blake.